ennesimo successo interno, dopo i successi esterni, Caulonia si avvia per la salvezza? Ma Caulonia si avvia a fare il proprio dovere, come è giusto che sia. I conti a me piace farli alla fine, perché non sono abituato a ragionare in questi termini e a pensare un passo alla volta. Era importante oggi per noi la posta in palio, l'intera posta in palio, perché è chiaro che avevamo addosso molta pressione e si è vista, perché nell'arco della partita abbiamo sprecato un po' di situazioni veramente favorevoli. Dall'altra parte avevamo una squadra che secondo me è una di quelle che esprime il miglior gioco del campionato, tra le migliori che giocano a calcio in questo campionato. C'è grande rispetto e quindi comunque era una partita che alla vigilia temevamo parecchio, soprattutto per la pressione che noi avevamo legata al risultato, però era fondamentale per noi l'intera posta in gioco, e sono contentissimo per i ragazzi perché ancora una volta hanno dimostrato attaccamento, hanno dimostrato serietà. Ho la fortuna di avere 20 persone al campo che si allenano con continuità, e penso che questo sia il giusto premio per il lavoro e per l'insistenza che abbiamo fatto, non avendo mai mollato anche nei periodi dove nessuno ci dava una lira, dove ognuno ci dava per spacciato e prendevamo solo tante calci nel sedere, mi passi la frase, e soprattutto tante umiliazioni. Penso sia una bella rivincita questa, e dobbiamo continuare così perché il campionato non è ancora finito, abbiamo un'altra partita casalinga domenica che cercheremo di sfruttare al massimo per poi prepararci alla trasferta di Lamezia, che concluderà il nostro campionato, visto che è l'ultima di campionato in calendario e fissata col Tropea. Va bene così, ancora in qualcosina sbagliamo, però ci può stare perché, ripeto, oggi c'era la tensione, c'era la pressione del risultato. In effetti sul pareggio del Borgia per un attimo ho pensato anche che le cose si potessero mettere male, perché sulle ripartenze potevamo rischiare qualcosina, visto che noi dovevamo assolutamente cercare poi di segnare. Il Borgia quest'oggi ha trovato un ostacolo serio. Ma non serio, serissimo. Purtroppo noi veniamo con 4-5 giocatori in meno, perché ci è mancato Scarpone, ci è mancato Russo, ci è mancato Doria, ci è mancato qualcuno, però complimenti al Caulonia, perché ha dimostrato di essere una squadra capace di giocare, ha fatto la sua partita onestamente come l'abbiamo fatta anche noi. Comunque è una bella squadra, avete fatto un bel campionato, adesso ancora diciamo non è finita. No, mancano ancora 3 partite, continueremo ad onorare il campionato come abbiamo fatto oggi, perciò che nessuno pensasse a qualcosa di strano, perché non è il caso del Borgia. Avremo queste 2 partite in casa, Mammo, Leggini, Falco, dopo che andremo a Pianopoli e chiuderemo questo campionato in bellezza.